Bentornati amiche e amici del gameplay su Game Oversize. Quello che sentite è sempre tra 90 e bentornati su Ancestor Legacy. Allora, secondo capitolo della saga dei vichinghi Ring del Nord di Ulf Thorgrimsson. Il testo è in inglese, però vabbè, quello che dice è che dopo l'attacco a Bamburg la nostra ritirata dei vichinghi si sono nascosti nella foresta cercando di sopravvivere. Il nostro obiettivo è quello di liberare i nostri compagni e comunque ricreare un'armata. Andiamo a fare, ragazzi, questa anche l'avevo provata. Andiamo a vederci i filmati. Questi sto vedendo per la prima volta con voi. The forces of the enemy cut off from their ships. The Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey, the Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the North. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies. Ok. Beh, qui spiegano sempre un po' meglio quello che c'è scritto all'inizio. Ci servono cibo e rifornimenti. Boschi di Warren Mill. You made it. Good to see you alive, Jarl. We retreated as soon as they started winning the battle in the village. We lost many good men in there, and many were taken hostage. Tonight they dine in Valhalla. Look, it's our scout. He's back. I found food supplies. There is a farm and a hunting hut north from here. If we plunder both places, we will have food for many days. We cannot go. We need to patch our wounds. Take care of your warriors, brother. I'll get those supplies. Ok. Con i nostri tre piccoli lancieri, ragazzi, cercheremo di sopravvivere e prenderci le risorse. I'll be scouting the nearby area. Andiamo, ragazzi. Con di vista abbiamo sbloccato varie opzioni, che io non so bene. Insegui, aumenta semplicemente la velocità. Cerchio difensivo. Aumenta. Incrementa la difesa, ma si perde mobilità. E questa, beh, le posture offensive e difensive. Leggiamoci nel bosco. Come vedete, gli obiettivi sono ben dichiarati sulla mappa per adesso. Quindi, ci sarà sicuramente qualcuno. E un po'. Stop. Someone's coming. We can't let him alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Don't get too close to the light, or they will notice us. Che qui cercano di impararci a fare un'imboscata. Però non ho ben capito. C'è il vantaggio tattico, però contro unità non lo so per quanto è alto. Questo ancora non capi bene la funzione delle imboscate, anche con pochi uomini. Non dovrebbe essere difficilissimo, Guardate che belli combattimenti, ragazzi. Uno è ferito, ragazzi, lo curiamo prima di andare a sto punto. Tanto non costa niente curarli.
Sì, si perde solo un po' di tempo, ma almeno abbiamo tutte le unità al pieno di vita. Andiamo a prendere il cibo. Preso. Siamo davanti. That's a strong squad. They probably got a captain. Ok, qui noi dobbiamo stare attenti che se questi ci beccano ci fanno il culo. Aspettiamo che si allontanano, va. Possiamo andare, credo, Ipotizzo. Ho sempre molta paura. Look, an abandoned camp. It will be a good place to rest. Dai però, fammi spostare. Prepare an ambush out there. Seems like they are taking our allies somewhere. Qui c'è qualcosa, ma non credo che si possa rubare niente qui. Cioè, almeno credo. Dobbiamo andare da st'altra parte. Aspetta, quei due secondo me tornano. Questi già dovremmo far affrontarli. Non so se possono avvisare gli altri. Vediamo, vediamo come funziona. Se possono chiamare dei rinforzi o qualcosa. Sono parecchi che girano. Ci stiamo avvicinando però alla meta. Stiamo anche a piena vita, quindi. Dovrebbe essere questo, ragazzi. Ben difeso. We need this food. Let's get rid of the guards. Riusciamo a farle fuori un po' alla volta. Quelle stanno dormendo, dovrebbero crepare subito. Peccato che non si possa fare. Non si possa. Come dire. Un diversivo, lanciare un sasso, attirarle a noi. Poi tanto alla fine il gioco non parla di questo, però. Dovrebbero morire subito. Ok, sono morte subito. Però anche le nostre hanno subito gravi danni di impatto da quella. Ok. Non è morto nessuno. Curiamoli, curiamoli. Importante sta cosa. Vediamo che quando è un po'. Sono un po' indebolite. Possiamo vedere in basso che ha attacco. Cioè, la difesa a corpo a corpo, attacco, eccetera, eccetera. Abbastanza è diminuito. Chiodo, poor bastard. His squad must have wandered off when we retreated from the beach. It seems like they wanted some food and got killed by the Brits. Fools. Wait, there's a blood trail. Maybe someone survived. We need to find out. Ok, abbiamo trovato delle tracce che ci potrebbero portare ai nostri amici. Che sono stati resi prigionieri. Qui. Qua te lo indicano proprio, quindi sapete che il gioco è abbastanza generoso, almeno in questi due primi
episodi che fungono anche, come detto già nel precedente episodio, fungono da tutoria. The Brits, they must have taken our brothers. We have to get them out. There's too many of them. We should eliminate one squad at a time. If we burn this village, someone will come to check what's going on. Ok. Quindi creare un diversivo. Ah, stando solo l'interno non abbiamo abbastanza torce vicino alla casa, quindi qua ora ci farà vedere come sfruttare, per esempio, i carri, questi qua di fieno, che prendono più facilmente fuoco e incendiano quello che gli sta intorno, bruciando tutto quanto proprio. This should do it. The enemy must have seen that. Ok, andiamo a controllare. La sta bruciando tutto. Si stanno muovendo. Abbastanza carina questa cosa, cioè è abbastanza dinamica. È simpatica come cosa. Chi c'è rimasto qui? Ok, dobbiamo stare attenti a non subire delle perdite. Ok. Ora con gli acciai, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché... perché col fuoco amico possiamo proprio distruggerci tutto il nostro esercito. Ma non c'è un modo per selezionarle automaticamente i vari eserciti? Dovrò impararlo. Non mi pare che non c'è, perché non mi fa fare. Il fuoco amico. Fermi che ci ammazzate voi. Curiamoci, non costa niente. Dobbiamo cercare di muoverli in modo diverso. Another village. We can burn it down to draw their attention and free our brothers. Noi siamo abbastanza forti, credo, anche per comunque distruggerli senza... Oddio, bene. So abbastanza, tutti insieme non lo so. Però credo che sia anche abbastanza, eh. Cioè, potremmo anche farcela. Penso che se la difficoltà era impostata facile ce la potevamo fare senza problemi. Così non lo so. Però non sembra impossibile, ecco. Possiamo dire quello. Ecco, gli acciari sparano da abbastanza più lontano. Aspettiamo che corrono lì. No, hanno preso i nostri acciari, hanno preso. Ritiratevi. Qua ci ha dato male proprio, c'è andata. Abbiamo sbagliato qualcosa.
combattete voi. Dovete prendere gli arcieri. Gli altri, ecco gli altri. Non è morto. Questo è il de livello. Perfetto, ammazzati. Vediamoci. E loro che andiamo a prendere un'abilità difensiva. What kind of Viking ship doesn't sink? Friendship. Prima che tornano queste, andiamocene. Non facciamo combattimenti inutili. Per passare di là, per forza di qua, mi sa, eh. Ho sbagliato via, stavo sbagliando. Ah, ma comunque cominciamo ad avere una bella armata. Cazzo, ci prendono sempre i nostri arcieri del cavolo, eh. Porco cane, oh. Proprio sbagliare approccio. Come non perseguire una battaglia. Sono riuscito a usare per adesso gli arcieri in modo decente. Lasciate loro combattere. Abbiamo te fuoco amico alle spalle, funziona? Sì, da sta posizione un po' se ne subiamo. No, non ne subiamo. Perfetto. Ottima tattica. Non ci siamo neanche sporcati le mani. Dobbiamo essere sempre bravi a fare questo, secondo me. Don't shoot! I'm a Northman like you. I managed to escape. Where are the others? In the other camp. You'll need men to set them free, and you need to hurry up. The Brits want to set them on fire as an act of revenge. Bruciarli vivi, ragazzi, minchia. Questo deve sopravvivere, quindi vai dietro. Cioè, di uno solo, non so quanto possa essere utile uno. Facciamolo e sopravvive. Sono contadini però, eh. Sì, ma noi li ammazziamo lo stesso perché
possono avvisare il nemico. Cacciali sono potentissimi. Devi sbrigarti però prima che ci subiamo troppe perdite. No, non dovevi. Dai però. Non dovevano ingaggiare. Questi sono tutti i civili, quindi non sono forti. Ah, eccoli qua, fantina pesante, va. Vediamoci tutti. Who is this infidel coming with you? Lo sta correndo all'infinito. Take me with you and I'll help you. I'll show you the nearby camps where you can get wood. We could go there and secure those resources. Smesso di correre? Si stanno curando, ragazzi. Facciamoli curare. Come non si sono uniti i due eserciti qui? Non c'è senso. Posso unirla a questa? C'è un qualche modo per unirlo? Infatti mi si sono uniti automaticamente. Vabbè, non fa niente. Ok, sono curati, almeno quello. Dai, i nostri poveri morti. Li vendicheremo. Non è sta problema. Da quanti saranno? L'importante è riuscire a usare bene, come detto, la. Good to see you. I saw a party of Brits heading in that direction. They want our wood. We need it to repair ships and build siege machines. Ok. We need to secure this wood camp at all costs. Quindi ci serve. Oh, un'altra unità. Ah, oh no, sempre quella. Prendete la legna. Legna per le trappole raccolte. Ok, quindi dobbiamo fare una trappola. That should be enough. Perfetto. Ok. Devo andare qua e costruirla. We cannot leave this camp for the Brits to retake. Sì, ma aiutate tutti e tutti quanti a costruirla, su, su. Fatta. They will be here any minute. Ci nasconderemo. They are coming. Prepare for battle. Il trap ha funzionato molto bene. Che ci hanno preso alle spalle in modo abbastanza penoso. Abbiamo fatto schifo. C'è il fuoco amico, andiamo a noi alle spalle loro adesso. Non ingaggiate, mi raccomando. Muzze e ammazziamo. Oh, stai gli altri, i frambombolieri. Dobbiamo resistere? No, 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 no! Fuggite, fuggite! Fuggite stolti! Fuggite! Ce la faremo a resistere, dai ragazzi, dai ragazzi! La trappola più sbagliata del mondo! Infatti ritiriamoci, va! Qua abbiamo perso. Abbiamo perso. Abbiamo perso male, ragazzi. Ah,
Ah! Cavolo! Quando era? Via un po' questo. Ok. Perfetto, possiamo arrivare all'imboscata. Ah, abbiamo sbagliato la trappa allora. Dove mettere la trappa? Lì abbiamo proprio sbagliato tutto. Cioè, chi è che può costruire la trappola? Questi. Andiamo, mettiamola in modo centrale. A meno che cadino tutti in questa fottuta trappola. Abbiamo anche loro. Quanto legno c'è? 50 legno, non abbiamo legno noi. No, non ho sparato a loro. Aspettate che ingaggiate, che ingaggiano e poi gli spariamo. Però un po' a loro. A questi qua mo dovremmo riuscirci, eh. Dovremmo riuscirci stavolta. Almeno... Non sento più rumori della battaglia, strano. Forse un bug. Oh, mettiamo la loro precisione. No, fuoco amico, attenti al fuoco amico. No, basta. Li sto sterminando con il mio fuoco amico. Ma sono vivi ragazzi. E vivo anche Godric. Mamma mia ragazzi, ma pesa l'ansia mi ha presa, devo dire la verità. Non sentiva più i rumori. Secondo video l'ho completato. Guarda ragazzi, il gioco è carino. A chi piace questo genere si è sicuramente riuscito ad apprezzarlo. C'ha parecchi errori per adesso, alcune cose che non mi piacciono, però devo ancora giocarla approfonditamente. Andare anche a scoprire un po' la modalità online, com'è, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Da Game Over 390 è tutto, alla prossima. Ciao ciao ragazzi.